Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pasticcio di patate, salsicce e funghi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono patate tagliate a pezzetti, acqua, sale, salsiccia senza budello, olio, aglio, prezzemolo, funghi misti surgelati, panna da cucina, parmigiano grattugiato, scamorza affumicata a pezzetti e scamorza dolce a cubetti. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua e un cucchiaino di sale. Chiudere con il coperchio senza il misurino. Posizionare il varoma con le patate. Chiudere con il coperchio e cuocere per 25 minuti. Temperatura varoma, velocità 1. Le patate sono pronte, mettere da parte in una ciotola capiente e svuotare il boccale. Abbiamo svuotato il boccale, mettere l'olio. Ed insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità 1. Togliere l'aglio dal boccale. Aggiungere i funghi. Il pepe ed il sale ed azionare il bimby per 5 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere la salsiccia ed azionare il bimby per 10 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Trasferire nella ciotola con le patate. Aggiungere la panna, il prezzemolo e il parmigiano. Ed amalgamare bene. Aggiungere il formaggio ed amalgamare bene. Trasferire in una pirofila da forno unta con olio. Mettere sopra qualche cucchiaio di panna. La scamorza affumicata, e il parmigiano grattugiato. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti circa. Il pasticcio è cotto, lasciare intiepidire prima di servire. Pasticcio di patate, salsicce e funghi. Grazie e alla prossima ricetta!